Mi chiamo Merlini Amos Vincenzo, sono un ramisettano, alto appennino reggiano e sono qua per una struttura che ho realizzato 4 anni fa e si chiama Ostello Groppo del Vescovo. È una struttura che è stata pensata soprattutto per le persone meno fortunate, i disabili. E attorno a quest'idea dell'uomo, che è l'idea centrale, abbiamo cercato di ottimizzare quello che le tecnologie attuali possono esprimere, cioè la bioarchitettura, i materiali di recupero e una nuova filosofia di accoglienza, vale a dire un comportamento che sia più aderente a qualche cosa di austero o comunque senza arrivare a vanificare il comfort. La struttura quindi ha tutte le tecnologie per un forte risparmio energetico e anche per una concezione di salubrità generale. Volevo dire che i costi che abbiamo sostenuto, che sono ovviamente superiori a quelli che occorrono normalmente in questi tipi di edilizia, vengono ripagati nel tempo, anche in lassi di tempo abbastanza ragionevoli, ma soprattutto si ha la sensazione di un vantaggio soprattutto commerciale, e in questi periodi non è da poco, perché volendo c'è una fascia di persone, anche se vuoi non diffusa, ma comunque che sta attecchendo nella nostra società, cioè quelli che desiderano condividere un'esperienza importante, un'esperienza anche di vita, un'esperienza di di approccio verso anche il turismo, anche il tempo libero, che sia più sano, ecco. Quindi direi che l'esperienza è sicuramente da incentivare e vorrei che attorno anche al mio esempio potessero altre iniziative partire, insomma. Ci vuole un po' di coraggio, ci vuole certamente anche la fortuna di trovare delle persone, dei collaboratori all'altezza che conoscono e che capiscono e condividono la filosofia. Però direi che è un'esperienza sicuramente da affrontare con grande soddisfazione.